Al canile di Fiorenzuola le hanno ribattezzate le mammine, sono Luna, Alba, Alaska, Iris, Star. Hanno partorito in tutto 27 cuccioli. Le neomamme fanno parte di un gruppo di 15 cani adulti che sono stati accolti al canile di Fiorenzuola dall'Associazione Amici del Cane. Dopo l'intervento di EMPA e altre associazioni animaliste su una situazione di sovrannumero di cani verificatasi a Corte Maggiore, dove una donna ne aveva accumulati ben 44. Ma come stanno ora le mamme e i loro piccoli? Siamo andati a trovarli. I cuccioli stanno benissimo, le mammine pure. Diciamo che abbiamo avuto anche un periodo in cui una non stava bene, era particolarmente, diciamo, la pancia era molto grossa, per cui anche su consiglio del nostro veterinario Maurizio Coperchini l'abbiamo portata a fare un'ecografia per vedere che tutto andasse bene, ma era tutto a posto, per cui ne ha partoriti 9, di cui uno poi è nato morto. Comunque in tutto sono 27, sono bellissimi, ma saranno pronti alla fine di settembre, inizio di ottobre. Ecco, diamo proprio indicazioni pratiche. Le persone non si devono presentare al canile perché adesso questi cani non sono adottabili, eventualmente ce ne sono altri cani adulti molto belli già adottabili. Quando poi saranno adottabili, ripetiamo, da fine settembre c'è comunque un percorso da affrontare. Beh certo, intanto noi li pubblicheremo anche sul nostro sito, per cui su Facebook, e le persone, per anche snellire un pochino le pratiche, metteremo anche un questionario online, per cui ci sarà anche la possibilità di fare una scelta anche di questi cuccioli. Dovremo cercare la famiglia giusta, e anche il cane giusto per la famiglia. Quindi adesso però chiediamo, visto che dobbiamo lasciare tranquille le mamme, di non presentarsi in canile. Intanto chiediamo la vostra collaborazione, se qualcuno vuole portare magari qualche scatoletta per pappi di umido, oppure per darci una mano in questo senso, perché adesso il lavoro è veramente tanto. 27 cuccioli più 15 adulti, diciamo che ci siamo trovati 42 cani in più rispetto a quelli che avevamo, e non è una cosa semplice da gestire.